È sicuramente un ruolo molto importante per l'amministrazione comunale. E il garante si pone come punto di riferimento nei rapporti, nelle relazioni tra gli uffici comunali e le persone con disabilità. E le sue azioni, le attività saranno rivolte alla tutela dei diritti delle persone disabili, azioni, attività e progettualità che saranno rivolte anche alla promozione di una cultura di inclusione sociale, di integrazione sociosanitaria. E abbiamo fatto questo percorso insieme al Presidente del Consiglio Perugini, e insieme al Presidente Jacopini della Commissione Politiche Sociali e tutti i consiglieri della Commissione Quarta Politiche Sociali. E, è stato fatto un avviso pubblico nelle settimane scorse e sicuramente la scelta di Maruška Palacci è stata una scelta anche che sul quale ha favorito l'assoluta indipendenza, garanzia, ma anche la competenza ovviamente nelle materie che riguardano la disabilità, quindi assolutamente un'esperienza in questo campo degna di nota. Quindi il ruolo di garante sarà anche un ruolo di ascolto, di confronto, di rilevazione di quelle necessità, di quei bisogni, anche di quelle eventuali situazioni discriminatorie nei confronti delle persone disabili. Questo è quello anche che si vuole cercare in qualche modo di tutelare. I diritti vengono prima di tutto, anche quando si parla di disabilità a scuola. Io parto sempre dalla Costituzione, dalla normativa, da lì partiamo e da lì costruiamo poi le relazioni, per cui io avrò un grande piacere anche nel poter studiare e far mio anche quella parte del diritto che riguarda i diritti delle persone disabili adulte che conosco meno. Io cercherò di vigilare su questo. Il fatto che io sia una figura super partes e apolitica mi permetterà di comunicare liberamente con tutti i luoghi dell'istituzione comunale. E la prima cosa che farò nel conoscere, nell'osservare, sarà osservare il linguaggio, perché il linguaggio che riguarda la disabilità, le persone con disabilità, è molto importante. Il linguaggio plasma la mente, forma il pensiero, pertanto vorrei che le istituzioni sapessero usare un buon linguaggio, alzare il livello del pensiero della nostra società.